Dentro il palazzo del Consiglio regionale, all'ordine del giorno, una variazione di bilancio a favore della Saga, società regionale che gestisce l'aeroporto, e del CIAPI, l'ente regionale della formazione. Fuori cancelli, la rabbia dei lavoratori degli istituti di ricerca regionali in agricoltura, COTIR, CRIVEA e CRAB, che ancora una volta si sentono esclusi e presi in giro da una regione, urlano, che ha figli e figliastri. Al CRAB, ente in liquidazione, sono 24 i lavoratori che non percepiscono stipendio da 8 mensilità e il debito della società aumenta di mese in mese, sforando i 700.000 euro. In un'agonia senza fine, i lavori già svolti non possono essere incassati perché il DURC non è regolare. Stessa drammatica situazione al CRIVE e al COTIR di Vasto, dove i 26 lavoratori hanno accumulato stipendi arretrati per 21 mensilità. Aspettavamo questa variazione, come ci era stato promesso dall'assessore, ma pare che ci abbiano dimenticato, insomma. Siamo 8 mesi di stipendi arretrati, i debiti continuano ad accumularsi, non, purtroppo siamo un ente in liquidazione, quindi non possiamo partecipare a nessun bando, a nessun lavoro pubblico. Noi siamo ad oggi 21esima mensilità, abbiamo sempre lavorato, abbiamo concluso, stiamo concludendo, abbiamo concluso tutti i PSR che ci sono stati assegnati e ora in questi giorni stiamo proprio chiudendo anche gli ultimi. Il Consiglio è stato dunque interrotto subito dopo l'inno di Mameli per un incontro con una delegazione degli istituti di ricerca. L'assessore Dino Pepe assicura che sarà data loro una risposta. Entro luglio noi siamo in grado di pagare altri stipendi sia al COTIR che al CRAB con la copertura dei progetti in corso e poi stiamo verificando con l'assessorato al bilancio l'opportunità di intervenire attraverso una variazione. Con il collega Paolucci stiamo lavorando per portare entro l'estate una variazione di 1 milione di euro che ci possa consentire di sanare parte del debito arretrato. Altri punti all'ordine del giorno, le attese enormi in materia di riordino territoriale dei comuni e delle loro fusioni, la proroga del commissario straordinario dell'ARAP e infine, per l'ennesima volta, l'elezione del garante dei detenuti. Resta in pole position la candidatura della radicale Rita Bernardini, ma ancora una volta sarà molto difficile trovare in consiglio la maggioranza qualificata. Forza Italia ed anche il Movimento 5 Stelle, infatti, non ne vogliono sapere di dare l'ok ad una nomina sentita come imposta dall'alto dal presidente della regione Luciano D'Alfonso. Questa è una responsabilità della maggioranza che fin dall'inizio ha pensato di poter fare tutto da sola. Nell'ultimo consiglio ci fu una proposta, cosiddetta proposta del bastoncino da parte del presidente D'Alfonso, ne abbiamo aperto perché riteniamo scandaloso il fatto che ancora non si riesca a dotare questa regione di un garante dei detenuti. Abbiamo chiesto soltanto di approfondire quale sarebbe questo meccanismo per arrivare a eleggere il garante, però queste ultime 2 settimane sono passate inutilmente, nessuno si è fatto sentire.